there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your. Come on, let's go. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my... Quando si indossa questa maglia non è uno scherzo, e anche questo essere una famiglia, che lo slogan che la FIP ha scelto, è una cosa a cui teniamo molto, la nazionale che deve partire e deve gioco forza qualificarsi per questo europeo del 2015, perché vogliamo tornare a competere con le grandi nazioni d'Europa come è stato l'estate scorsa, farlo con ancora più convinzione, con ancora più esperienza alle nostre spalle. Vanniani è stato ed è a New York perché è una situazione sua di cambiamento del club, di programmi da fare per tutti gli infortuni che lo hanno fastidiato in questi ultimi due anni. Gallo, che ha un percorso ben chiaro e definito, probabilmente cercherà di fare anche una parte con noi, stiamo valutando insieme della sua rieducazione, ma non può fare attività agonistica per quest'estate. E Bailey, beato lui, ha fatto una stagione in cui adesso è in assoluto festeggiamento, il numero di partite che ha fatto fin qui fa sì che potrà un attimo resettare e poi svolgere la sua preparazione per essere pronto. Lui sa, loro sanno che siamo a disposizione con tutti. Questa è la nostra merce rara. I nostri giocatori italiani la merce rara. Perché? Perché non li fanno giocare. E quindi il nostro obiettivo deve essere quello, lo dico al presidente Marino, di far giocare gli italiani. Che nella vita quando si vuole si può ottenere un risultato. Noi dobbiamo cercare di avere più giocatori possibili di livello, che fanno esperienze, che hanno cultura cestistica, e allora a quel punto poi se i giocatori sono bravi giocano. L'obiettivo principale è sicuramente qualificarsi per il prossimo europeo, il secondo obiettivo è continuare con l'approccio positivo e le facce giuste che abbiamo avuto gli ultimi due anni, la qualificazione di due anni fa e l'europeo l'anno scorso. E avere lo stesso spirito, lo stesso atteggiamento. Il gruppo è un bel gruppo, ci sono tanti ragazzi nuovi quest'estate, vedremo, ma penso che si integreranno bene, c'è uno zoccolo duro fatto da tanti anni di estati assieme, sia iniziando dalle nazionali giovanili e poi proseguendo con la nazionale maggiore, e quindi il gruppo è un bel gruppo, in campo, fuori dal campo. Il gruppo diciamo che è nuovo, è diverso, saranno tante facce che non c'erano l'anno scorso agli europei, però lo zoccolo duro è quello. Purtroppo non ci sarà Bellinelli di NBA, i ragazzi di Milano arriveranno un po' più tardi, però quelli che ci sono devono iniziare già da domani, quando riprenderanno gli allenamenti, a creare nel più breve tempo possibile la giusta chimica di squadra, perché questa è stata la nostra forza l'anno scorso agli europei. Come diceva il presidente Petrucci, l'obiettivo principale è di arrivare a Rio, alle Olimpiadi, penso che sarebbe la massima ispirazione per un giocatore. Quindi lavoreremo duro ogni allenamento, ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Insieme dobbiamo sfruttare quest'estate per continuare a lavorare insieme, fare esperienza, perché ci sono 1, 2, 3, 4 tornei internazionali, quindi sarà motivo di occasione di crescere come gruppo e come individualità, quindi questo è il doppio obiettivo dell'estate. This is the moment.